Buonasera, TG dell'Umbria, seconda edizione. Continuano a diminuire gli attualmente positivi in Umbria, ma non si fermano i decessi di pazienti affetti da Covid-19. 13 quelli di oggi, domenica 28 febbraio, per un totale di vittime dall'inizio della pandemia in Umbria di 1050. Sono 212 nuovi casi di positività su quasi 2300 tamponi processati, 14 i ricoveri nelle ultime 24 ore con 513 persone complessivamente ospedalizzate, di cui 77 in terapia intensiva, ovvero meno 1 rispetto a ieri. E attualmente positivi sono, nel dettaglio, 8.141 nella giornata di oggi. Quelli registrati oggi erano ieri 8.215. Per il quadro invece nazionale sono stati 17.455 i nuovi casi di positività e purtroppo ancora altri decessi, 192 su tutto il territorio nazionale. L'Umbria, tra l'altro, è la regione col più alto tasso di mortalità nella settimana compresa tra il 16 e il 22 febbraio, con un salto di 2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, quando si era al 6,30%, adesso si è all'8,16% secondo l'ultimo rapporto di Altems, che è l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Veniamo alle vaccinazioni, anche in riferimento ai dati aggiornati giornata di ieri, con quasi 15.000 persone vaccinate fino adesso, ovvero le persone che hanno subito la seconda, hanno ricevuto la seconda dose di vaccino. Da giovedì scorso, il giorno dell'avvio delle prenotazioni per il personale scolastico, sono state effettuate 41.700 prenotazioni tramite portale e nelle farmacie. Ricordiamo, a proposito del personale scolastico, compreso tra i 55 e i 65 anni e i dirigenti scolastici, potranno essere effettuate prenotazioni a partire proprio da domani, lunedì 1 marzo, e quindi domani è una giornata importante perché si potrà procedere a queste prenotazioni per questa fascia di popolazione, di categorie. Ricordiamo, personale scolastico e dirigente scolastico, personale di età compresa tra i 55 e i 65 anni. Umbria in zona arancione da domani, con limitazioni previste nella provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo, dove riaprono gli asili nido, non in tutte le città, di cui parleremo più tardi, e riaprono anche i negozi. Vediamo. Umbria in zona arancione. La graduale riduzione dei contagi e la stabilizzazione dei ricoveri degli ultimi giorni ha portato la regione, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico e l'Istituto Superiore della Sanità, a sospendere la zona rossa per la provincia di Perugia, con la previsione di nuove limitazioni in vigore dal 1 al 5 marzo, che prevedono ancora la chiusura delle scuole con la sola riapertura degli asili nido. Riaprono però i negozi e sarà possibile lo spostamento tra comuni sotto i 5.000 abitanti per visite apparenti, una volta sola e con un massimo di 2 persone più minori sotto i 14 anni. Gli allentamenti stabiliti con l'ordinanza firmata ieri dalla Presidente Tesei tengono conto dell'indice RT 1,07, che comporta ancora un alto rischio per tutta la regione. Coprifuoco dalle 21 per tutto il territorio regionale, mentre nella provincia di Terni sarà consentita l'attività scolastica in presenza al 50%. Sono vietate su tutto il territorio della regione le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, si avrà l'obbligo di rispettare alcune specifiche disposizioni, tra cui la misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi, il mantenimento del distanziamento interpersonale non inferiore a 2 metri, fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori. Gli accessi dovranno essere regolamentati secondo le modalità che prevedono per locali fino a 40 metri quadri, l'accesso al massimo di una persona alla volta, oltre ad un massimo di 2 operatori presenti. Per i locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 metri quadri di superficie.
Gli asili nido non riapriranno nella città di Foligno, dove il sindaco Zuccarini ha deciso di prorogare l'ordinanza con cui era stabilita la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1 marzo fino al 14 marzo. Stessa decisione assunta nel comune di Umbertide, in questo caso per i servizi educativi, per la prima infanzia, quindi l'asilo nido per i bambini dai 0 ai 36 mesi, in questo caso si prevede la chiusura di una settimana dal 1 al 7 marzo, chiusura anche a Città di Castello e a Spoleto dal 1 al 5 marzo, mentre il Comune di Perugia ha deciso di aderire a quella che è quanto stabilito dall'ordinanza della Presidente della Regione Tesei e quindi di riaprire da domani fino al 5 marzo gli asili nido. Una giornata di importanti controlli, quelli effettuati dalla Polizia Municipale nella giornata di oggi, con violazioni che sono state riscontrate in alcuni quartieri del capoluogo regionale. A Ponte Felcino 4 sanzioni per un bar del quartiere Perugino, mentre 2 persone sono state sanzionate al parco di Lacugnano mentre cuocevano carne alla griglia, 800 euro di multa per le 2 persone che sono state raggiunte dalla polizia locale. Ancora al lavoro naturalmente per prevenire qualsiasi inosservanza dell'obbligo anti-Covid che deve essere rispettato anche nei parchi che il Comune ha voluto riaprire nel weekend, il Comune di Perugia, con l'appello che vi abbiamo fatto vedere nella prima edizione del nostro telegiornale dell'Umbria, dell'assessore Merli, che faceva affidamento al buonsenso proprio all'educazione civica dei cittadini per prevenire ulteriori contagi. Rimaniamo però a Perugia e in particolare nel centro storico, dove domani parte lo sbaracco, il appuntamento tradizionale con il saldo dei saldi. Sarà un'edizione speciale, quella chiaramente quella di quest'anno, contrassegnata dalle limitazioni Covid. A differenza degli anni scorsi non si configurerà lo sbaracco come un vero e proprio evento, con i classici banchetti che spuntano un po' dappertutto nel centro storico perugino davanti alle vetrine. Sarà invece proposto all'interno dei negozi che aderiranno all'iniziativa, andando a seguire tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in materia sanitaria. L'iniziativa è promossa dal Consorzio Perugia in Centro e coinvolgerà per tutta la settimana i negozi dell'Acropoli e dei borghi, quindi non soltanto negozi di abbigliamento ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi, articoli da regalo, ottici, articoli sportivi di artigianato e giocattoli. Ricordiamo dal 1 al 6 marzo lo sbaracco al centro storico di Perugia, proprio domani in cui riapriranno i negozi per questa sorta di zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Perugia, con le limitazioni di cui abbiamo parlato prima previste dall'ordinanza, no, l'ordinanza della Presidente della Regione Tesei. Incendio che ha riguardato una macchina questa mattina a Città di Castello, nel quartiere di San Pio X, intervento immediato dei Vigili del Fuoco, indaga la polizia sulle possibili cause che hanno dato luogo al rogo. Parliamo adesso di trasporti con il servizio di integrazione tariffaria Umbria Go, che proseguirà anche nel 2021, servizio attivato nel 2017 dalla Regione dell'Umbria con Trenitalia e Bus Italia. Si sarà quindi un proseguimento del servizio, come assicurato dall'assessore regionale dei trasporti Mela Secche. Si tratta di un titolo di viaggio integrato sperimentale turistico che consente, per il periodo di validità acquistato, di viaggiare su tutta la rete del trasporto pubblico all'interno della Regione Umbria, con origini e destinazioni entrambi nei confini regionali. Una ricca pagina sportiva, quella di questa domenica sera. Ripartiremo dalla Serie Perugia, la grande attesa di martedì, la grande occasione di riscattarsi dopo la sconfitta nella partita di andata di quarti di finale di Champions contro Modena, poi il calcio. Torneremo a parlare poi ancora di volley con la salvezza centrata in A1 femminile dalla Bartoccini Forti Infissi Perugia. Vi aspettiamo, tra poco. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità.
Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. Sisas, la strada è la nostra passione. Ristorante Pizzeria Il Maghera. Finalmente riapriamo con la consumazione ai tavoli a tutti i lavoratori ed aziende del territorio. Per informazioni e prenotazioni contattaci allo 075 37 28 543. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. L'Azzurra Trasporti opera con grande efficienza, professionalità e qualità a livello nazionale ed internazionale nel fornire servizi di trasporto merci, trasporto materiali recuperabili e trasporto cavalli sportivi. Una passione che ci contraddistingue da oltre 40 anni. Affidabilità e sicurezza sono la nostra forza. Ci trovi a Bastia Umbra, in via Brufa 3. Domenica di allenamento per la Sierra Perugia, quella di oggi, doppia seduta per i Black Devils in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro Modena dopo il 3-0 subito dalla squadra di Einen all'andata. Dunque serve la grande rimonta per la formazione del presidente Sirci. Ha parlato nelle ultime ore il giocatore della Sierra, il regista dei Black Devils, Dragan Travica. La squadra è pronta e carica, ha detto Travica. Abbiamo davanti una montagna molto alta da scalare a mani nude, senza protezioni. Siamo spalle al muro, ma questo è anche il duro e il bello dello sport, ha detto il giocatore della Sierra. Abbiamo tanta voglia di giocare questa partita, di giocarla meglio contro una squadra che ha dimostrato di essere in gran forma. Sarà una partita difficilissima, ma il regista dei Black Devils si augura che sia una serata da ricordare. Ricordiamo, bisogna rimontare il 3-0 dell'andata per centrare la semifinale di Champions League, che quest'anno vivrà il suo atto decisivo conclusivo a Verona, 4 anni dalla finale di Roma. Parliamo adesso di calcio, poi torneremo a parlare di volley con la Bartocini Forti Infissi Perugia. Il Grifo, dopo la vittoria sul Modena per 3-0, si è ritrovato oggi a Pian di Massiano per una seduta di scarico. Caserta sta valutando anche l'ipotesi del turnover che potrebbe riguardare il centrocampo, ma probabilmente anche l'attacco. Sono valutazioni che sta facendo in queste ore il tecnico, che domani mattina parlerà alla stampa alle 10.30 per la sfida di martedì contro la San Benedettese per la 28ª giornata di campionato. Tour de Force che inizia proprio in questo mese di marzo, con 3 partite ogni 7 giorni per i biancorossi, che dovranno recuperare la sfida di Cesena il 10 marzo. Ricordiamo anche quella di Fermo contro la Fermana il 31 di questo mese. Questa mattina, dopo i tamponi, è stata effettuata, dicevamo, una seduta di scarico per chi ha giocato, mentre chi non è sceso in campo ha svolto un lavoro normale. Rientrerà Kwan dalla squalifica proprio per la sfida contro la San Benedettese. Torniamo con Nicola Costini, allora, a rivivere quello che è successo ieri al Curi, un attacco da favola per il Grifo che ha travolto il Modena.
Vince e convince il Perugia che batte 3-0 in Modena nello scontro diretto e scavalca gli emiliani portandosi al secondo posto a braccetto con il Sud Tirol ma con due gare da recuperare. Quinta vittoria di fila, l'ottava nelle ultime 9 gare per i grifoni che iniziano nel migliore dei modi il Tour de Force che li attende nelle prossime settimane. Una gara senza storia che il Perugia incanala sui binari giusti dopo 13 minuti quando Falserano orchestra alla perfezione un contropiede imbucando per Melchiorri, cross sul secondo palo per Elia che da lì non può sbagliare. Il Modena accusa il colpo, il Perugia padrone del campo e al 34esimo potrebbe raddoppiare quando Mignanelli mette giù in area Elia e viene ammonito. L'arbitro Zufferli di Udine assegna il rigore e dagli 11 metri Burrai calcia però centrale e Gagno respinge con i piedi. 4 minuti e il Grifo conquista e sbaglia un altro penalty. Melchiorri entra in area e viene sgambettato da Zaro. Zufferli indica ancora il dischetto e ammonisce il difensore modenese. Stavolta dagli 11 metri va Moscati ma Gagno respinge ancora. Prima dell'intervallo il Perugia trova comunque il raddoppio, bel lavoro di Melchiorri sulla destra, palla sul secondo palo che trova la deviazione di Favalli, Zaro salva sulla linea ma secondo Zufferli la palla è entrata. Si va così all'intervallo sul 2-0 e dopo 19 minuti della ripresa il Perugia manda i titoli di coda con Murano, entrato in campo 100 secondi prima al posto di Melchiorri. L'incertezza di Zaro è da penna blu, l'attaccante ex Potenza ringrazia e la mette sotto l'incrocio dei pali per il 3-0 che permette al Perugia di pensare già alla sfida di mercoledì prossimo, quando al Curi, con fischio d'inizio alle 17.30, sarà di scena la San Benedettese, sconfitta 4-0 dal Sud Tirol. Ma una gara bella da vedere soprattutto per chi l'ha vista, perché era una partita dove si sono affrontate due squadre forti e non era facile per noi affrontare il Modena perché, ripeto, è una squadra che gioca bene, una squadra che sta facendo un grande campionato. È stata una partita bella, combattuta, siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare le occasioni create, abbiamo concesso poco e sono contento di questo e adesso da domani si inizia a pensare alla partita con la San Benedettese. C'è stata la voglia, la determinazione da parte di tutti i ragazzi di affrontare una gara a viso aperto e cercare di sfruttare le occasioni create e quindi la chiave secondo me è stata quella di saper lottare, saper soffrire quando c'era da soffrire. E questa a mio avviso è l'unica, la chiave, diciamo, dai. L'Alternana subisce la prima sconfitta della stagione a Catanzaro, finisce 2-1 per i padroni di casa dopo 24 turni, dunque si interrompe l'imbattibilità della squadra di Lucarelli che andiamo a sentire. Anche la Ternana può perdere, arriva dopo 25 giornate la prima sconfitta stagionale dei rossoverdi battuti 2-1 a Catanzaro. I padroni di casa vanno in vantaggio al 28esimo quando Carlini pesca in area Curiale che anticipa Boben e firma l'1-0. Boben riscatta però subito l'errore portando la Ternana sull'1-1 in avvio di ripresa quando il difensore rossoverde insacca sulla torre di Partipilo imbeccato da Palumbo su punizione. Il Catanzaro però continua a spingere e trova il 2-1 al 61esimo quando Carlini insacca sull'angolo di Corapi. La Ternana resta comunque salda in vetta più 12 sull'Avellino, un KO che il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli analizza così. Prima sconfitta stagionale, la prendiamo, ce la portiamo a casa senza accamparci a scuse o alibi, perché è vero che nessuno dei due portieri ha fatto parate, quindi poteva essere una partita che poteva finire sul risultato di pareggio e nessuno avrebbe detto niente. Però è anche vero che bisogna riconoscere che il Catanzaro probabilmente in questa partita era più motivato di noi e alla fine gli episodi hanno premiato la squadra più motivata. Che cosa non le è piaciuto della sua squadra oggi? Beh, risposta facile, niente, perché abbiamo sbagliato l'impossibile, anche passaggi semplici, tutte le letture le abbiamo praticamente tutte sbagliate, però era una giornata che aspettavamo, che sapevamo che prima o poi doveva arrivare, la prendiamo e da lì si riparte. Si riparte forse mercoledì con la Cavese, anche se insomma le notizie sono quelle che sono, no? Per via di questa classe di COVID. Crediamo che, visto che ci sono più di 15 calciatori contagiati, che
questa partita venga rimandata, ma anche nel nostro interesse, perché sarebbe un rischio affrontare una squadra con così tanti positivi. Ci aspetta soltanto l'ufficialità per il rinvio di Tarnano e Cavese, proprio per la situazione Covid della squadra campana. Il Gubbio invece ha pareggiato contro la Vispesa, lo torniamo nel girone B di Serie C. Mercoledì Rossoblu scenderanno in campo a Trieste contro la Triestina. Intanto facciamo il bilancio sempre con Nicola Agostini di questo pareggio interno con la Vispesaro, un pareggio arrivato nel finale dopo il vantaggio di Rossoblu con Ferrini. Il Gubbio non va oltre l'1-1 al Barbetti contro la Vispesaro, allungando a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Amaro in bocca tuttavia per i rossoblu, che vanno in vantaggio al 59esimo con l'incornata vincente di Ferrini sulla pennellata alla bandierina di Sainz Maza. La Vispesaro però trova il pari al 71esimo con il neo entrato Pannitteri, che approfitta dell'incertezza di Zamarion per deviare in rete il traversone dalla sinistra di Deramo. Vincenzo Torrente guarda al futuro con fiducia e già pensa al prossimo impegno di mercoledì contro la Triestina. Un punto in più in classifica o due in meno? Ma io direi un punto in più. Vista la prestazione? Oh, la prestazione c'è stata. La prestazione abbiamo fatto un primo tempo, abbiamo avuto... Anche il secondo, nel finale forse, quando la squadra poi qualche elemento poi calato. Abbiamo cercato di mettere forze fresche, abbiamo preso un gol che si poteva evitare, purtroppo noi paghiamo sempre qualche ingenuità a caro prezzo, perché prendiamo sempre un gol a partita. Dopo diventa difficile fare sempre due gol, quindi una volta in vantaggio potevamo gestirla meglio. Al primo errore ci hanno punito, la prestazione c'è stata, la squadra ha dato tutto, quelli che sono usciti che erano stanchissimi. Questo è poi il Torrente. Adesso parliamo della Serie D, domenica da incorniciare per il Cannara, che batte nel derby il Foligno. Il Trestina invece viene sconfitto di misura sul campo del Gavorrano, e va a capo anche il Tiferno, battuto 3-2 al Bernicchi dal Siena di Gilardino. Vediamo in un minuto i gol della giornata, poi più tardi alle 19.45, quindi tra poco, sul canale 112, l'approfondimento con speciale Serie D di Nicola Agostini. Una terza giornata di ritorno nel segno del Cannara. La formazione di Antonio Alessandri abbatte 1-0 il Foligno con gol del solito Leonardo Ubaldi, sempre più capocannoniere del girone di Serie D con i suoi 13 gol. L'attaccante classe 99 si conferma autentica bestia nera dei falchetti, 4 gol in 4 derby per il puntero cannarese contro il Foligno, un KO che inguaia la formazione di Antonio Armillei, che resta inchiodata al sest'ultimo posto in classifica, in attesa del recupero di mercoledì contro il San Donato Tavarnelle. Una vittoria che rilancia alla grande invece il Cannara, che cancella in un colpo solo il KO contro il Trestina di mercoledì scorso e aggancia al secondo posto, a 7 punti dal Trastevere capolista, proprio il Trestina, battuto 1-0 dal Follonica Gavorrano in una gara sfortunata per i bianconeri di Bonora, battuti dopo un'autorete di Capitan Gramaccia. Domenica prossima per il Cannara, trasferta decisiva nel big match di giornata contro la capolista Trastevere. Trestina che mastica amaro, ma che resta, come detto, comunque al secondo posto. Niente da fare invece per il Tiferno contro il Siena di Alberto Gilardino. I toscani si impongono 3-2. Al Tiferno non bastano le reti di Dominici e di Valori su rigore, la doppietta di Agnello e il sigillo di Mignani nel finale rilanciano l'11 di Gilardino. Una sconfitta che lascia comunque in zona playoff la formazione di Federico Nofri, al quinto posto, ad una lunghezza dal Montevarchi, quarto in classifica. Terminiamo con il volley femminile di Serie 1. La Bartolcini Fortifissi di Perugia accoglie un importantissimo successo a Firenze contro il Bisonte, 3-1 il risultato della vittoria di ieri, con questi parziali 22-25, 16-25,
25-21, 19-25, vittoria che permette alla squadra di Mazzanti di centrare la salvezza nel campionato di Serie 1 femminile di volley. Adesso i playoff, il lungo cammino playoff per le perugine. Ortolani, Serena Ortolani, giocatrice del Bartolcini Fortifissi Perugia, ha ricordato che questa è stata una partita importantissima, una gara spettacolare in cui la Bartolcini Fortifissi ha dimostrato di volere a tutti i costi questa salvezza dopo un anno molto difficile per arrivare con la proverbiale acqua alla gola proprio al termine della stagione, al termine della regular season. È stato dimostrato grande carattere, ha ricordato ancora Serena Ortolani, e siamo state brave nel muro difesa e questo ha consentito alla Bartolcini di avere la meglio, soprattutto nel quarto set contro il Bisonte Firenze. Ricordiamo l'appuntamento sul canale 112 di TEF Channel alle 19.45, il punto sulla giornata di oggi del calcio di Serie D. La programmazione su questo canale prosegue con il calcio di Serie A e con la prepartita del posticipo di campionato Roma-Milan. Grazie per averci seguito. A domani con informazioni regionali. Vi aspettiamo alle 13.30. Buona serata.